con il presidente dell'associazione Donne Operate. E siamo qui a presentare un libro dedicato alle donne per raccogliere i fondi per le donne. Ma fondamentalmente è un libro che è stato scritto dai pazienti, quindi che riporta le impressioni, le emozioni, le paure, le speranze di tutte le persone che affrontano il problema della malattia oncologica. E diciamo che questo più che una sovvenzione è un'iniziativa per sensibilizzare il mondo circostante, che spesse volte la parola cancro sostituisce quella di male oscuro, male incurabile. Non è un male oscuro, non è un male incurabile, ma un male chiaro, un male curabilissimo, che riusciamo a cronicizzare e a guarire in una percentuale impressionante di casi. Quindi è un'occasione per dare un messaggio di positività e di speranza. Ci può parlare di quest'opera? Allora, ci sono alcuni brani, anzi è un libro in cui vengono raccolti brani che sono stati scritti appunto dai nostri pazienti e dove traspare una enorme umanità, dove traspare questo senso di comunicare in maniera veramente schietta e diretta quelle che sono le paure e le speranze proprio delle persone ammalate.